Otto servizi quindi anche per questa puntata, nel corso della quale parleremo ampiamente di calcio, ma parleremo anche di fitness, di calcetto e di tiro con l'arco. Per quanto riguarda il calcio, cominciamo dalla Serie D, trasferta difficile per l'Avezzano contro la fortissima Sangiustese, ma l'Avezzano questa volta ha tenuto botta, ha retto e ha portato a casa un punto. In vantaggio i padroni di casa, hanno pareggiato poi i marsicani con Dos Santos nel corso della ripresa. Due pareggi per le formazioni abruzzesi di eccellenza, 2-2 fra Paterno e Nereto sotto un autentico nubifragio, oggi il maltempo l'ha fatta da padrone, e poi 4-4 del Capistrello a Pratola, pensate che il Capistrello vinceva per 3-0, poi alla fine è finita 4-4. Si è concluso sullo 0-0 il big match invece del campionato di promozione fra il Langizia e il Castelnuovo, ma anche qui da padrone l'ha fatta il maltempo, campo praticamente impraticabile e non è stato possibile schiodare questo 0-0. E allora vediamo i risultati dei campionati di calcio. Incominciamo dalla Serie D, dove si è giocata la nona giornata. Tre vittorie esterne, la prima è quella del Pineto a Campobasso per 3-0. A Forlì, Agnonese batte Forlì 2-1, Francavilla San Maurese 4-0, Isernia Vastese 1-0, Iesi Cesena batte Iesina 2-0, Matelli Canotaresco 3-2, Recanatese Giulianova 1-0, San Giustese Avezzano 1-1, Sant'Arcangelo Castelfidardo 0-0, Savignanese Montegiorgio 2-1. La classifica: in testa c'è il Matelica con 24 punti, Cesena 22, San Giustese 19, Notaresco 18, Francavilla 17, Sant'Arcangelo e Savignanese 15, Recanatese 14, San Maurese e Isernia 11, Pineto e Giulianova 10, Forlì 9, Montegiorgio 8, Vastese e Campobasso 7, Agnonese e Iesina 6, Castelfidardo 4, chiude l'Avezzano con 3 punti. Passiamo al campionato di eccellenza, si è giocata qui la decima giornata. Ad Alba Adriatica, Spoltore batte Alba 2-0, a Scoppito Pontevomano batte Amiternina 3-2, Cupello Miglianico 3-1, Cupello Martinsicuro, scusate, 3-1, Miglianico Angolana 1-0, Pratola Capistrello 4-4, Paterno Nereto 2-2, Penne San Buceto 1-0, Torrese Chieti 3-1, Montesilvano Delfino Flacco Porto 2-0. La classifica: in testa resta il Capistrello nonostante il pareggio, Capistrello 22, San Buceto 20, Spoltore Torrese 19, Chieti 18, Nereto e Montesilvano 16, Paterno Delfino Flacco Porto, Alba Adriatica e Miglianico 13, Pontevomano 12, Penne 11, Angolana Cupello e Amiternina 9, Pratola 8, ultimo il Martinsicuro con 4 punti. E chiudiamo con il campionato di promozione, anche qui nona giornata, Angizia Luco Castelnuovo 0-0, Morrodoro Borgo Santa Maria 1-1, Mutignano Mosciano 1-1, Sant'Egidiese Fontanelle 3-0, Pianolente Montorio 3-2, Pucetta Rosetana 1-1, Atri San Gregorio 1-0, Acelano torna in parte e batte Sportland 4-1 e infine a Tossicia Sant'Omero batte Tossicia 2-0. La classifica: dopo 9 turni in testa c'è il Castelnuovo con 23 punti, Sant'Egidiese 19, Angizia Luco, Pianolente e Atri 18, San Gregorio 15, Montorio e Rosetana 14, Morrodoro, Sant'Omero e Borgo Santa Maria 11, Pucetta 10, Fontanelle 9, Mutignano e Sportland Celano 8, Mosciano e Torrimparte 5, ultimo il Tossicia con 3 punti. E allora incominciamo con la serie dei servizi. Il primo riguarda ovviamente il campionato di Serie D, il pareggio esterno, il buon punto conquistato dall'Avezzano sul campo della Sangiustese. È finita 1-1. Al comunale di Villa San Filippo, la Sangiustese ospita l'Avezzano con l'obiettivo di mantenersi nelle primissime posizioni della classifica dopo la vittoria sul Castelfidardo e il pareggio di Giulianova nel turno infrasettimanale. Secondo i pronostici estivi, Sangiustese e Avezzano avrebbero lottato per obiettivi importanti. I rossoblù marchigiani hanno ripagato gli auspici della vigilia esprimendo un calcio redditizio e divertente sotto la guida esperta e temperata di mister Senigallesi. Molto deludente invece l'Avezzano, partito da meno 3 e ancora ultimo, nonostante una rosa di assoluto rispetto. Squadre schierate con il 4-2-3-1 nella Sangiustese, Pezzotti, Argento ed Herrera si dispongono a ridosso di Chedira. Nell'Avezzano Dos Santos funge da riferimento centrale, Alessandro Cerone e Pellecchia
agiscono a sostegno. Dirige il signor Campagni della sezione di Firenze in una domenica umida e piovosa. A confronto due squadre simili nel modello di gioco che amano il fraseggio e l'uscita palla al piede dalle retrovie, sfidando senza timore il pressing avversario. Al quarto tentativo insidioso di Cerone, Chiodini risponde con qualche difficoltà. San Giustese sorpresa dall'avvio manovriero degli abruzzesi. All'ottavo cross teso di Pellecchia da destra, nessuno ne approfitta. Al nono azione elaborata degli ospiti che si sviluppa da destra verso il centro. Conclusione di destro di Deramo che finisce larga, complice una deviazione. La squadra di Senigallesi replica con palloni calibrati dalle retrovie a cercare gli esterni offensivi. Al 17° Capitan Perfetti pesca Pezzotti sulla sinistra, palla sul primo palo per Kedira che mette dentro partendo però da posizione di offside. Gol annullato, ma la San Giustese non demorde e due minuti dopo ripropone il medesimo copione, battuta lunga di Scognaio a cercare ancora Pezzotti, controllo magnetico del numero 7 rossoblu e pallone con il contagiri per Kedira che anticipa il diretto marcatore e supera il portiere Fatti per l'1-0 della San Giustese. Rete da manuale per la misura del lancio di Scognamiglio, per il controllo e il cross immediato di Pezzotti, per la finalizzazione di Kedira che ha attaccato il primo palo con estremo tempismo e cattiveria. Al 28° la trama si ripete ancora, questa volta il pallone sfila verso il centro dell'area, Argento è macchinoso nel controllo ma trova ugualmente il tempo per la conclusione sotto misura. Fanti si salva. Un minuto dopo Pezzotti conferma la sua fase di ispirazione, ancora il portiere dell'Avezzano risponde presente. I palloni di casa vanno a caccia del raddoppio al 31° slalom di Kedira che cerca Argento nel cuore dell'area, la difesa marsicana riesce a spazzare. Al 34° tentativo di Herrera, palla fuori non di molto. La San Giustese non riesce a congelare il match in un momento favorevole, l'Avezzano ringrazia e chiude il primo tempo in avanti. Al 40° Alessandro sfonda sull'auto di sinistra, pallone sul primo palo per Dos Santos che calcia alle stelle da posizione favorevolissima. Al 42° triangolo interessante tra Alessandro e Cerone, conclusione però sul fondo. Squadre al riposo sull'1-0. Gli ultimi minuti della prima frazione avevano lasciato intuire un netto cambio di tendenza del match. L'avvio di ripresa conferma in pieno queste sensazioni. È l'Avezzano a comandare il gioco. La San Giustese in netto calo atletico subisce con una certa passività le iniziative marsicane che diventano via via più insistenti. Al quarto Alessandro invoca un penalty ma incassa solamente un cartellino giallo per proteste. La San Giustese prova ad alleggerire la pressione all'ottavo con l'iniziativa del solito Pezzotti che impegna Fanti dalla media distanza. Senigallesi fiuta le difficoltà dei suoi e prova a correggere qualcosa spendendo tre cambi nei primi 16 minuti del secondo tempo. Fuori Herrera e Argento per Plumino e Tizzi, in difesa spazio Cima per Marfella, marcatura dell'estroso Alessandro. Alessandro al 14° semina il panico in area rossoblu, i compagni però non assecondano la splendida iniziativa del numero 7 biancoverde e l'azione su. Mister Giampaolo allarga le braccia, è l'emblema della scarsa concretezza dell'Avezzano. Gli ospiti non si arrendono, al 19° Conti di esterno destro costringe Chiodini ad un delicato intervento. Due minuti più tardi Alessandro guadagna una punizione da limite, concessa per un fallo di mano. Proteste soprattutto del pubblico di fede rossoblu, questo calcio piazzato che cambierà le sorti della gara. Battuta violenta a centroarea, tocco di rapina di Dos Santos che sorprende Chiodini con la difesa della San Giustese in netto ritardo. È il gol dell'1-1, i pannoni di casa provano a scuotersi affidandosi come al solito a Pezzotti che al 25° conclude alto da posizione interessante. È una fiammata però estemporanea per i marchigiani, il pallino del gioco è ormai saldamente in mano all'Avezzano che non si accontenta certo del pari vista la classifica e il momento di crisi che attanaglia gli uomini di Giampaolo. Al 29° Teramo non inquadra la porta dalla distanza, un minuto dopo clamoroso palo di Cerone con una conclusione improvvisa che aveva colto impreparato Chiodini. Dos Santos non riesce nella tap-in sotto misura. Al 34° Sant'Agata rischia sull'aggressione di Pellecchia, la San Giustese si salva. L'Avezzano spinge senza alcuna esitazione. 39° Pellecchia disegna l'ennesimo cross velenoso a centroarea, Cerone si libera dalla marcatura ma colpisce male di testa. Il fantasista dell'Avezzano ci riprova al 42° ma trova solo l'esterno della rete. Senigallesi prova il colpo finale con un cambio offensivo, Laringe per Capitan Perfetti. Al 43° proprio Laringe si libera sulla destra, cross basso a centroarea sventato da una coraggiosa uscita di Fanti. Mister Giampaolo, per quello che abbiamo visto soprattutto nel secondo tempo, un pari che vi va piuttosto stretto.
Ma sì, perché la squadra ha fatto una grandissima prestazione, ha giocato con qualità, con organizzazione, ha cercato in tutti i modi di fare gol. Non ci siamo riusciti per la bravura del portiere, per la loro anche organizzazione in fase difensiva. È una squadra che ha preso 10 gol, se non sbaglio. Però la cosa che mi serviva vedere la reazione di questa squadra, perché occupiamo l'ultimo posto in classifica, sicuramente abbiamo fatto degli errori, però se poi sfoderi queste prestazioni qui con una squadra che si trova terza in classifica, ti deve dare morale e consapevolezza che possiamo risalire e possiamo fare bene. Mister Senigallesi in settimana aveva messo in guardia i suoi non guardare la classifica ma il potenziale di questo Avezzano. È stata una partita molto dura, come accoglie questo pareggio? Un punto guadagnato, loro strameritavano di vincere a mio parere, sono stati superiori per gran parte della partita, noi abbiamo fatto un buon primo tempo finché c'è stata comunque freschezza fisica, anche tecnicamente abbiamo fatto buone cose, sapevamo di dover fare questo tipo di partita, non pensavamo certamente che loro ci mettessero così in difficoltà, è una squadra... Io penso che nessuno possa guardare la classifica, credo sia meglio guardare i giocatori che hanno a disposizione, secondo me rifanno di nuovo un filotto come hanno fatto l'anno scorso. Sono in questo momento neanche fortunati a mio parere, perché le cose non gli girano dal verso giusto, oggi se avessero vinto non avrebbero rubato nulla, anzi penso che sarebbe stato giusto. Quindi un secondo tempo magari di gestione, considerando questo turno infrasettimanale che crea sicuramente difficoltà. No, non abbiamo proprio gestito nulla, forse abbiamo gestito magari il secondo tempo con il Castelfidardo, infatti eravamo freschi poi a Giulianova. A Giulianova ci hanno consumato fisicamente e psicologicamente, oggi non abbiamo controllato, oggi abbiamo subito l'avversario. È la prima volta, forse in modo così netto, in un anno e mezzo che io sono qui. È nell'aria, perché per la legge dei grandi numeri, prima o poi una partita dove si fa fatica ci deve essere. Però altre squadre secondo me prendono 3 o 4 gol oggi. Noi abbiamo ottenuto con un po' di fortuna, con un po' di rabbia, con tanta determinazione, cercando anche comunque quando avevamo la palla di tentare di tenerla, di ripulirla, però loro ogni volta che la prendevano diventavano davvero terrificanti, hanno giocatori a livello individuale che possono cambiare volto a tutte le partite. Dal campionato di Serie D a quello di Eccellenza, con i due servizi relativi alle formazioni marsicane, il 2-2 fra Paterno e Nereto, gara caratterizzata da un maltempo che ha praticamente condizionato tutta la partita, perché tra il vento e la pioggia le traiettorie del pallone sono risultate molto spesso falsate. E poi c'è il 4-4 del Capistrello sul campo del Pratola, pensate, il Capistrello vinceva addirittura per 3-0, poi alla fine, pochissimi minuti dalla conclusione, dal 90esimo, il Capistrello si è fatto raggiungere. Allora vediamo questi due pareggi, 2-2 per il Paterno, 4-4 per il Capistrello. Un pareggio che non serve granché né al Paterno né al Nereto, ma sotto un autentico diluvio e con il vento che in più di una occasione ha falsato le traiettorie del pallone, il solo fatto che siano state messe a segno 4 reti può essere motivo di soddisfazione. Non è stata una partita tecnicamente eccellente, perché sia i padroni di casa che gli ospiti in troppe circostanze hanno preferito il classico palla lunga e pedalare all'azione manovrata. Da parte nerazzurra, a parziale giustificazione, il lungo elenco di assenti a vario titolo, a cominciare dagli squalificati Mauti e Di Stefano, e poi i numerosi infortunati che mister Torti ha portato in panchina, forse solo per fare numero, e ci riferiamo a Di Virgilio e Albertazzi in particolare. 4 reti quindi, nella prima l'ha messa a segno il Paterno dopo soli 3 minuti sugli sviluppi del primo calcio d'angolo. Sulla palla che ballonzola in aria, il più lesto di tutti è Moro, che da 2 passi insacca alle spalle di Di Giuseppe, beffando i tanti difensori che si trova intorno.
Passano 9 minuti e Di Girolamo rischia grosso quando è costretto a usare la punta della scarpa per allontanare un pallone che staziona pericolosamente davanti alla sua porta, dove è in agguato c'è Antonacci. Un minuto ancora e questa volta Di Girolamo deve fare gli straordinari su un calcio di punizione di Chiacchiarelli che indirizza basso sul primo palo. E passiamo alla mezz'ora quando l'ex della Penna prende palla a metà campo, avanza e tira alto da una ventina di metri. Il Nereto continua a spingere e al 33esimo agguanta il pari. Chiacchiarelli va a battere un calcio di punizione da posizione molto defilata. Di Girolamo respinge malissimo e per Zeetti è un giochino da ragazzi infilare la porta da meno di 3 metri. Si sveglia il Paterno e al 40esimo c'è un cross dalla faccia per la testa di Moro che prova l'inzuccata da buona posizione ma colpisce male e mette a lato. Occasionissima anche per gli ospiti in chiusura di tempo, la palla buona capita ad Andrea ma a 2 passi dalla porta colpisce male anche lui e al riposo si va sul risultato di 1-1. Si ricomincia dopo l'intervallo e al 3° minuto della Penna ci prova dai 25 metri ma manda sul fondo. Poi, quando la gara sta attraversando una fase di stanca, ecco improvviso il nuovo vantaggio del Paterno che sfrutta al meglio con Stornelli un pallone che ballonzola nei pressi dell'area rossoblu. La mezza rovesciata del numero 32 inganna nettamente Di Giuseppe, con la sfera che picchia sotto la traversa e termina in fondo al sacco. Il Nereto non reagisce come dovrebbe e al 24esimo Mercogliano crossa dalla destra per Moro che salta ma non ci arriva. Altro intervento sui generis da parte di Di Girolamo e per poco il Nereto non ne approfitta. 35esimo cross del nuovo entrato Paolo Cancelli e girata fuori misura di Stornelli da ottima posizione. E infine al minuto 43 il calcio di rigore che fissa il risultato. Il Nereto è tutto in avanti alla ricerca del pari e della Penna calcia forte in diagonale. Sulla traiettoria c'è Mercogliano che cerca di deviare il tiro ma tocca con un braccio e per l'arbitro non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Inutili le rimostranze dei marsicani che perdono anche Mercogliano al quale il direttore di gara mostra impietosamente il cartellino rosso. Sul dischetto va l'esperto Chiacchiarelli che non sbaglia, palla da una parte e portiere dall'altra. Paterno Nereto è tutta qui. Con Tonino Dorti prima che torni a piovere, allora un punto che sicuramente non soddisfa nel Paterno, forse anche nemmeno il Nereto, ma voi soprattutto. Ce l'avevate in pugno poi? E poi è capitato questo calcio di rigore. Ma c'era? Non lo so perché poi lì Niccolò si è immolato però non credo che sia stato un fallo così netto da poter essere fischiato, però l'arbitro stava lì. Non possiamo rimproverarci nulla, abbiamo fatto secondo me una buona partita con una buona squadra, lo sapevamo. Forse l'unico cruccio è che dovevamo chiudere con l'azione clamorosa di Andrea che lì si andava sul 3-1 alla fine della partita, però poi alla fine i ragazzi non posso rimproverare niente perché hanno fatto una buonissima partita anche con grande intensità, con grande voglia, contro, ripeto, una buonissima squadra. È ovvio che io aspetto sempre che mi rientrino un po' tutti quanti. Perché alla fine forse serviva uno come Di Virgilio, ma se ce l'ha in panchina solo per fare numero. Sì, perché è infortunato, come è infortunato Di Fabio, come è infortunato Albertazzi, come è squalificato Di Stefano, Maudi, cioè sono 5-6 giocatori che... Tutti titolari, insomma, non ce ne vogliano gli altri, no, però... al di là del fatto della titolarità, sono giocatori che ti danno la possibilità di avere l'alternativa valida nel momento in cui magari la partita ha bisogno di un cambio. Io oggi avevo tutti 2001 in campo, cioè in panchina. Però, ripeto, quelli che hanno giocato hanno fatto benissimo, quindi devo fare loro i complimenti. E niente, dobbiamo continuare a lavorare, perché credo che questo trend cambierà anche per noi, no? Perché... un pizzichetto di fortuna pure a noi, no? Abbiamo preso in 4 partite 6 rigori, cioè voglio dire, sicuramente c'è un'attenzione, ci vuole un'attenzione maggiore, dobbiamo alzare l'asticella dell'attenzione, però 6 rigori in 4 partite, insomma, mi sembrano un po' eccessivi, però dobbiamo andare avanti, questo è il calcio, partiamo dalla buonissima prestazione, speriamo che giovedì possiamo recuperare qualcuno e andremo a chiedere a giocarci la partita. E arriva anche mister Di Serafino che una volta si lamentava perché qui i punti non li prendeva mai nella Marsica, adesso invece pare che le cose vadano meglio. Allora, un punto che tutto sommato ci sta, però agguantato proprio quasi alla fine. Ma, sì, vedendo la partita diciamo è stata una partita equilibrata, purtroppo è normale che abbiamo sbagliato l'approccio per prendere gol dopo 2 minuti.
sicuramente poi con il tempo che c'era, il vento, nel senso siamo stati bravi a riprenderla, poi nel secondo tempo abbiamo ripreso un altro gol su palla nostra che purtroppo non abbiamo gestito bene, poi è normale che alla fine ci abbiamo creduto, però è normale che ci vuole anche un pizzico di fortuna per recuperare queste partite alla fine, perché c'è stata quella mischia e penso che il rigore alla fine, insomma, vedendo la panchina, penso ci possa stare. Quanto ha influito il maltempo? Perché spesso le traiettorie erano falsate dal vento. Ma sicuramente, cioè, non è che il vento è quello che dà più fastidio, non tanto la pioggia, è normale che un po' ha influito, però diciamo che alla fine sia stata una partita equilibrata, è normale che per chi viene raggiunto alla fine sicuramente è più difficile da digerire. Noi ci abbiamo creduto, merito i giocatori, è normale che dobbiamo fare anche qualcosa in più perché abbiamo qualche ambizione anche di lottare per i playoff e quindi è normale che dobbiamo crescere. Ecco, allora guardiamo un attimo lo sguardo a questo campionato. Il Chieti è in risalita, l'avvento di Lucarelli pare che abbia cambiato lì il corso delle cose. Il Capistrello è una sorpresa però. E poi? Ah, penso che il Chieti sulla carta anche come giocatore abbia l'organico più forte secondo me per alla lunga sicuramente. Penso che secondo me è quella che possa vincere il campionato. Poi ci sono delle squadre come il Capistrello che sicuramente sta facendo molto, molto bene, c'è la Torrese, c'è il San Buceto. Però penso che il Chieti abbia qualcosa in più rispetto alle altre, quindi che alla lunga questi i giocatori alla fine no, fanno la differenza, sicuramente avendo una rosa molto più ampia poi alla lunga i valori vengono fuori. E il Nereto? Ma il Nereto è stato costruito per fare bene, per cercare di lottare per i playoff, per questo dobbiamo fare qualcosa in più, perché sicuramente se questo è stato un po' un pareggio, ma si poteva fare meglio, è normale che bisogna anche fare un po' di autocritica per cercare di puntare in alto. Domenica piovosa a Lezio Ricci di Prato La Peligna, teatro della sfida tra Nero Stellati e Capistrello, Peligni in piena zona playout, oltre che privi dei difensori Del Gizzi e Papis, entrambi squalificati. Tra i pali torna Bigencomer, mentre nel reparto arretrato mister Saccoccia schiera la coppia centrale Castro Iacobucci con Giallonardo e Ciuffini ai lati. A centrocampo Val e Sesani interni con Pelino e Puglielli sulle fasce. In avanti Ndiaye a ridosso di pendenza. Il biglietto da visita dei rovetani parla invece di 7 vittorie consecutive e un primato in classifica da difendere. Fuori per squalifica Edoardo De Meis. Il tecnico Iodice imposta i suoi con un 4-3-3 che vede Pollino, Guerra e l'onnipresente Aquino in attacco, mentre in mediana agiscono D'Eramo, Giustini e Paneccasio. Partenza bruciante da parte del Capistrello che al primo minuto si porta subito in vantaggio con Aquino, lesto a sfruttare le pecche difensive dei nerostellati, colpiti ancora quando D'Eramo viene atterrato in area di rigore Peligna con Aquino freddo e preciso dagli 11 metri per la propria doppietta di giornata che regala il doppio vantaggio ai rovetani. Ospiti per nulla paghi del doppio vantaggio e al 16esimo sugli sviluppi di un corner di D'Eramo ecco il tris calato da Giustini per il 3-0 che gela il pubblico di casa. I nerostellati provano a mettere la testa fuori dal guscio, ma il tentativo di Pelino resta solo una buona intenzione. Il tecnico ospite inverte gli esterni Guerra e Pollino, che al 25esimo sferra un destro con palla di poco alta. Tarantino al posto di Ciuffini è il primo cambio dei nerostellati, che nel finale del match. Al 37esimo è l'argentino Gaston Sesani ad accorciare le distanze per i Peligni che un paio di minuti dopo, nel bel mezzo di disordini sugli spalti, gonfiano la rete con Ndiaye per un gol che rianima i Peligni. Nel secondo tempo i nerostellati prendono coraggio e vanno vicini al pareggio con Pendenza che trova pronto Gentileschi. I padroni di casa passano al tridente con l'ingresso di Moscone per Puglielli e proprio il neoentrato conclude in porta senza sorprendere Gentileschi. Nel miglior momento dei nerostellati il Capistrello trova il quarto gol con Guerra che riporta i suoi sul doppio vantaggio, tuttavia insufficiente per portare a casa una vittoria soltanto apparentemente in ghiaccio. Finale di gara incandescente. All'88esimo Gentileschi sventa una punizione velenosa di Castro e un minuto dopo è Pendenza a riaprire tutti i discorsi di una gara che il Capistrello chiude in 10 uomini per l'espulsione di Venditti che al
91esimo rimedia il secondo cartellino giallo di una giornata dalle mille emozioni e chiusa con il boato dell'Ezio Ricci quando Gentileschi scivola e Pendenza ringrazia per la clamorosa rimonta nerostellata che si compie all'ultimo respiro. Il triplice fischio finale del signor Nicolas Santucci di Iesi manda tutti negli spogliatoi. Che partita! Detto bene, purtroppo quando stanno squadra giovane è normale che ci sta che può succedere questo. Noi sul 3-0, secondo me lo sbaglio più grosso è che sullo 3-0 per noi pensavamo che la partita era finita, invece non è così, quindi a me mi insegna che nel calcio la partita finisce al 95esimo. Roberto Pantaleo, un pareggio acciuffato in extremis dai nerostellati, sicuramente un punto guadagnato rispetto a come si era messa la partita. Assolutamente sì, calcolando che perdevamo 3-0, alla fine riusciamo anche a recuperare una partita, forse al 95esimo, 96esimo, facciamo 4 pari, per noi un punto d'oro, veramente nel vero senso della parola. Ancora un blocco con due servizi. Nel primo parleremo di calcio con il pareggio 0-0 fra l'Angizia Luco e il Castelnuovo. Erano rispettivamente seconda e prima in classifica. È finita 0-0, ma anche qui il maltempo ha condizionato tutta la partita. E poi vi proporremo la nostra rubrica Metro in forma, perché anche nella palestra Metro ci sono delle belle novità. Scontro al vertice al comunale dove si fronteggiano prima e seconda in un match ad alto tasso tecnico ma penalizzato sin dal principio da condizioni assai poco favorevoli per giocare di fino. Campo ai limiti della praticabilità e un clima da tregenda accompagnano un incontro che lascerà poche tracce negli annali del calcio. L'Angizia, peraltro, si presenta priva di due calibri da 90 a centrocampo quali Morelli e Cinquegrana, assenze che non facilitano il compito in fase di costruzione all'11 di Gianluca Giordani. Con queste premesse non poteva che uscirne fuori quanto segue. Con un po' di fantasia riusciamo a definire azione da gol questa che cade al 33esimo del primo tempo e vede Di Girolamo pennellare un bel cuoio per la testa del giovane Zangari che però non finalizza a dovere. Palla al lato e noi riprendiamo la disperata ricerca di contenuti che comunque va detto arrivano quasi sempre dalla parte angiziana. 37esimo, un buon Renato Venditti calcia direttamente da tiro di punizione, una traiettoria che decolla sopra la trasversale. 42esimo, tracce neroverdi con l'esperto e blasonato Capretta che, forte del suo nome, probabilmente avrà apprezzato erba così verde ed umida, buona per calciare un tiro franco che Biancone neutralizza di pugni. Poi, in chiusura di tempo, il neo entrato Coccia prova dalla distanza, ma il suo tiro viene rimpallato dalla difesa locale. Ripresa che inizia in maniera incoraggiante per gli angiziani che su fronte opposto hanno meno pozzanghere e più idee e così al 7° Margagliotti recrimina con la sfortuna per un beffardo palo che avrebbe di certo cambiato il corso dell'intero match. Ma tant'è e si prosegue con un po' meno di pioggia ma con la nebbia nella testa e così l'occasione seguente arriva solamente 10 minuti più tardi con il solito Di Girolamo che lancia il gemello diverso Margagliotti anticipato da una uscita alla disperata del rovetano Cattenari che salva la propria porta anche grazie ad un rimpallo amico. Ultima azione della partita al 41esimo quando il neo entrato Newell non è sufficientemente pronto sotto porta per deviare in rete questo cioccolatino di Venditti. Ennesimo rimpianto lucchese e alla fine lo 0-0 accontenta di più l'11 ospite, capolista e contento per lo scampato pericolo. Mister Disidoro, una partita infame. Purtroppo l'ambiente, la situazione meteorologica è una delle migliori. Però insomma si sapeva che sarebbe stata una partita maschia, una partita dove non bisognava mollare un centimetro, dove si poteva giocare poco la palla, tante palle lunghe, d'altro canto una squadra sia la nostra che la loro hanno cercato soprattutto di giocare con queste palle lunghe, perché insomma soprattutto dal lato degli spogliatoi era quasi impraticabile. E campo pesante, chi ci ha guadagnato di più? Ma noi siamo una squadra che cerchiamo di giocare a calcio, ci proviamo almeno, non è facile perché siamo una squadra che ora ci troviamo lassù, il nostro intento era quello di fare un buon campionato, ora stiamo facendo dei risultati positivi, devo dire bravi ragazzi che ci credono, partita ogni partita,
E niente, ci prendiamo tutti i risultati che vengono. Oggi siamo stati bravi a leggere i momenti della gara, sapevamo incontrare una Gizia molto forte, molto dinamica, molto veloce a livello offensivo. Potevamo vincerla, no? Potevamo vincere gli altri, ma è chiaro che su questo campo è difficile dare un giudizio. Ecco. Da inizio campionato siete la lepre del girone, più oneri, più un onore per questo ruolo? Ma no, noi è una squadra che ha creato un grande gruppo, abbiamo 25-24 ragazzi, si mettono tutti a disposizione, ho alternato tantissimo, hanno giocato quasi tutti nella mia squadra, anzi tutti diciamo, tutti e 24, e le motivazioni ci sono, ma insomma per dire da oggi a fine campionato noi cercheremo di fare più punti possibili, poi ci vorrà anche un po' di fortuna nel calcio, vincere è sempre difficile. Qual è la classica frase degli allenatori? Mancano 15 punti per salvarci, eh? No, non dico questo, perché ci sono squadre secondo me forse non hanno lo nostro livello, però il campionato è lunghissimo, siamo all'inizio, oggi è la nona, quindi ci sono tanti punti, arriverà l'inverno, speriamo gli infortuni che non ci siano infortuni, quindi bisogna avere tante cose insomma. I valori comunque si sono ampiamente delineati anche lì su. Sì, io ho affrontato tutte e quattro le squadre insomma, che mi sembrano la Sant'Egidiese, il Montorio, l'Angizia, insomma, le squadre che sono là sopra. Mi hanno dimostrato che hanno una buona intelaiatura, squadre forti, dinamiche. E che noi siamo stati bravi, che abbiamo vinto, certo qui ad Angizia non siamo riusciti a vincere a Luco. Però è un campionato abbastanza equilibrato, tosto, soprattutto nella parte alta, e quindi chi manterrà più i nervi saldi fino alla fine saprà lottare, soffrire, partita dopo partita, avrà la meglio sicuramente. Nome? E secondo me la Sant'Egidiese qualcosina più delle altre. Mister Giordani, bicchiere mezzo vuoto, mezzo pieno? Direi come si è messa la partita, mezzo vuoto, anche se magari all'inizio il pareggio con una squadra come questa di Castelnuovo ci poteva anche stare, però penso che oggi l'abbiamo visto anche su un campo impossibile, la squadra ha cercato in tutti i modi di fare la partita, purtroppo siamo stati un po' penalizzati dalle assenze, soprattutto a mezzo al campo, ho dovuto reinventare il centrocampo mettendo Renato Venditti. Però ricordiamo senza Morelli e Cinquegrana. Sì, senza Morelli e Cinquegrana, però tutto sommato abbiamo fatto una grossa partita di intensità. Il campo non ci ha aiutato, purtroppo il campo diciamo bagnato ha penalizzato più noi, siamo una squadra soprattutto davanti molto leggera, sulla velocità, andavamo in velocità e si fermava il pallone, ci ha penalizzato. Nonostante tutto abbiamo avuto le migliori occasioni e poi in vena polemica ci metto anche l'arbitro che... La gestione insomma dei cartellini è stata, ma a prescindere, io penso, l'assenza, ma non dico che ha voluto fare, perché da una parte all'altra è peggio e peggio in campo in assoluto, proprio non all'altezza della situazione. Non è stato fischiato nessun fallo a favore di Daniele Di Girolamo, è stato maltrattato sistematicamente. No, non solo, poi io vengo allontanato perché dico al segnalino, gli dico cercate di aiutarlo, cercate, date una mano pure voi, e quello mi allontana a me perché una gomita in faccia ha preso, è impossibile che non l'abbiano vista. Vabbè, andiamo avanti così. È la seconda partita di fila condizionata da un campo pesantissimo. Ricordiamo la trasferta di Mosciano e niente, c'è da farsi benedire. Ma è normale che i campi pesanti alla squadra come noi, come la nostra, ci penalizzano. Però pure a Mosciano, nonostante, non dimentichiamo, a Mosciano dopo 20 minuti siamo rimasti in 10. Forse abbiamo fatto espulsione di Morelli. Abbiamo fatto forse la miglior partita del campionato, veramente abbiamo giocato da una porta, abbiamo avuto tantissime occasioni nonostante insomma l'inferiorità numerica. Poi il campo pesante, ripeto, ci penalizza perché purtroppo là davanti abbiamo, ripeto, tre ragazzi leggeri, veloci, ci manca la prima punta che magari in questi campi ci serve per farci salire, per un regista avanzato, diciamo così. In effetti, alla luce insomma anche delle ultime uscite, sembra chiaro che la coperta è un po' corta. Ma no, io sì, se parliamo per quanto riguarda l'attaccante... No, ma insomma, l'allenatore di Sidoro ha potuto fare 5 sostituzioni. Vabbè, non ci possiamo paragonare a loro, hanno 2 squadre, questo è poco ma sicuro, come la Sant'Egidiese e come mi dicono anche Montorio, però...
Io sono contento della rosa che ho, della squadra che ho. I ragazzi mi seguono durante la settimana. Perché c'è un dirigente presente, perciò parli così. No, perché c'è un dirigente presente. Certo, l'ho detto all'inizio dell'anno e non lo nascondo, no, ne abbiamo già parlato. Davanti siamo un po' corti, secondo me servirebbe un altro attaccante. Ripeto, l'anno scorso avevano Mauro e Di Virgilio, hanno fatto 40 gol. Quest'anno non ce li hai 40 gol. Torniamo alla Metro, a un mese di distanza, ritroviamo un allenatore per davvero adesso, Alessandro Lucarelli, che non passeggia più dalla mattina alla sera qui dentro la palestra, anche se la palestra è sua, però insomma ha ben altro da fare. Allora, siamo alla fine di ottobre, si avvicina la fine dell'anno, bilancio ancora è presto, però che cosa state proponendo da qui al 31 dicembre? Beh, innanzitutto quest'anno abbiamo proposto delle attività, quella che poi presenterete dopo, che è il One Core, con un nuovo istruttore dell'Aquila che vi presenterà questo nuovo format, ma ve lo spiegherà bene lui. Per quanto riguarda le altre attività, noi siamo andati avanti, a breve presenteremo un progetto per quanto riguarda il dimagrimento localizzato, il dimagrimento generale, diciamo, della persona, anche per gli obesi, e questa sarà un'esclusiva che poi ne parleremo nella prossima puntata, perché veramente è un'attività che io ho sempre cercato di proporre qui in palestra. Adesso abbiamo trovato gli strumenti, i mezzi per poterla portare avanti, che andrà a lavorare specialmente sull'obesità anche infantile, che è molto diffusa purtroppo in Italia e anche nel mondo, e noi da Avezzano vogliamo portare questo progetto. Queste sono le attività principali che vorrei proporre da adesso fino alla fine dell'anno. Per quanto riguarda le altre attività, oltre al già citato One Core, siamo il nostro palinsesto con quasi 100 ore di lezione a settimana, che adesso in questo momento è al pieno, è a pieno regime, che stiamo portando avanti da tutti i giorni, dalla mattina alla sera, compresa la domenica, perché noi, come sai, la domenica mattina siamo sempre aperti e proponiamo sempre un'attività di fitness a rotazione. Senti, quanto è importante per un titolare di palestra proporre cose nuove, o meglio andare alla ricerca di cose nuove, perché il cliente diversamente forse si siede e non trova più stimoli. Ecco, quanto è importante per voi e quante difficoltà trovate per proporre qualcosa di nuovo? Ma nel mondo del fitness ci sono sempre delle novità, poi bisogna individuare quali sono quelle che hanno solo un aspetto prettamente commerciale, cercano di buttare un po' fumo agli occhi dei soci e dei clienti. Per quanto ci riguarda noi, quello che cerchiamo di offrire è sempre un servizio di altissima qualità, proponendo le scelte, le novità giuste ed etiche. Io parlo sempre di questo discorso etico, perché i soci sono informati, si informano con internet, conoscono molto bene le attività, e noi si può proporre un'attività che li possa prendere in giro, oppure è solo un palliativo per far fare un abbonamento o comprare o acquistare un servizio. Quindi la cosa più importante è proporre poche cose ma che funzionino, che il socio o il cliente, un nuovo potenziale cliente, possa apprezzare, perché lo trovano efficace e funzionale al loro obiettivo. Il viaggio del 2018 dove è previsto? Ma quest'anno io di viaggi ne sto facendo quasi tutti i giorni a Chieti, e quindi però quello interessa a pochi. Per quanto riguarda il viaggio, più che viaggio, adesso prepareremo la festa di Natale, la nostra classica cena festa, che faremo una location nuova con un format completamente nuovo e diverso, ma anche di questo ne parleremo più avanti. Per quanto riguarda il viaggio, noi abbiamo lasciato tempo fa un'idea di tornare in America, andando in California e in Florida, in California, tra Los Angeles e San Francisco. Non ci siamo riusciti perché in quel periodo successero poi un po' di spiaceri, e quindi hanno un po' raffreddato quello che era questa idea. Però c'è tanta richiesta, vediamo se io mi riesco a liberare, perché è chiaro che poi li vorrei accompagnare. Senti, approfitto ovviamente della tua presenza, ormai alleni il Chieti, una vittoria dietro l'altra, ma tutto sommato ce l'aspettavamo, almeno da te. L'Avezzano sicuramente lo starai seguendo, almeno sui giornali. Come te lo spieghi questo periodo così negativo? Ma innanzitutto mi dispiace in questo momento, perché io ci tengo sempre ai colori bianco-verdi, mi dispiace che stanno attraversando un momento di difficoltà, soprattutto perché poi, diciamo, gli annunci, i proclami erano tutt'altri. Quindi la vedo un po' difficile, perché il campionato di Serie D, quando ti trovi lì giù, anche se hai una squadra molto forte, perché secondo me l'Avezzano è una squadra, un organico molto forte,
dovrà cambiare un po' atteggiamento per cercare di uscire fuori da quella situazione di classifica, perché poi i giocatori bravi, quando si trovano a lottare per un altro tipo di campionato, bisogna che interpretino bene quel momento e quel periodo. Però voglio sperare che il mister Giampaolo, che è un bravo allenatore, come è stato bravo l'anno scorso a tirare sulla squadra, possa avere il tempo e la società gli dia tempo per tirarsi fuori anche quest'anno. E questa sera quindi parliamo di One Core, questa nuova disciplina che propone la Metro. Siamo con Marco Di Bartolomeo, che è l'istruttore di questo One Core. Ma a proposito, che cos'è? Allora, One Core è un sistema di allenamento che nasce nel 2015 e si basa su tre concetti fondamentali, cioè facile, allenante e divertente. E è un sistema di allenamento dove la particolarità proprio del sistema è la variazione di ritmo musicale. E per adesso noi svolgiamo qui a Metro due programmi, che sono Energy e Sculpt. Quindi importante è la musica. Se non ci fosse la musica, faccio la domanda, sarebbe possibile fare questo One Core? Beh, assolutamente no. Perché? Perché Marco? Perché proprio i tre concetti fondamentali, appunto, su cui si basa, è dato appunto dal coinvolgimento della musica. Certo, ci sono i passi che sono facili, quello è perché vengono dalla base proprio dell'aerobica, dello step, però al tempo stesso l'allenamento e il divertimento viene appunto da questa variazione di ritmo musicale. Quale parte del corpo, quali parti del corpo vengono sollecitate maggiormente? Beh, principalmente di tutto il corpo. Nell'energy, per esempio, l'attività è molto più aerobica, dove è un lavoro cardiovascolare puro, dove si abbinano appunto a questi movimenti e questa variazione di ritmo musicale gli esercizi di tonificazione, quindi squat, affondi e piegamenti sulle braccia e tricipiti addominali nella seconda parte della lezione. Mentre nello sculpt ovviamente c'è la parte, questa variazione, quella musica, oltre alla musica c'è l'aggiunta appunto del carico, quindi del bilanciere, e ovviamente si lavora sui vari distretti muscolari, quindi fai bicipiti, tricipiti, gambe, pettorali, dorsali e così via. Quanto dura la lezione? 50 minuti. Riescono tutti a reggere senza nessun problema? È adatta a tutti. Senti, io ho visto che quasi tutti i tuoi allievi sono di sesso femminile, ma perché per loro è interessante l'istruttore o perché le donne sono più brave degli uomini? Assolutamente no, anzi la cosa bella e la rivoluzione, diciamo, che ha portato nel fitness il One Core è stato appunto di avere classi eterogenee, cioè oltre all'età, cioè abbiamo dalla ragazzina di 15 anni alla signora di 70 anni, 60 anni, c'è stato anche un coinvolgimento da parte del sesso maschile, dove prima era molto molto restio alle lezioni di fitness musicali, perché ovviamente erano più dotate e deputati appunto al sesso femminile, dato i movimenti, il dancing, quello che insomma si faceva. Questo invece è un po' più strutturato come proprio allenamento, e quindi l'hanno sentito anche come proprio. Tutto. Insomma, i maschietti sono più pigri? Sono più pigri, però piano piano si stanno avvicinando molto a questa attività. Cambiamo disciplina, cambiamo sport, adesso parliamo di calcetto. Ancora un blocco con due servizi, il primo riguarda il successo di misura 3-2 dello Sport Center Celano contro la ES Chieti, campionato di C1, poi per la C2 la vittoria della Fenice sul Città di Teramo per 4-2. Un Celano a caccia del definitivo decollo incrocia le armi con il fanalino di coda ES Chieti. Partita non impossibile, ma comunque da non prendere sotto gamba. Abbigliato alla maniera dell'Olanda, l'ES propone una sfida vagamente mondiale contro la scacchiera croato-celanese. Ma il campo è un'altra cosa, eppure il mondiale lo è, anche se al quinto Ivor ha il piede caldo e Longo vola più di Superman per disinnescare la mina teatina.
Con il passare dei minuti, però, i padroni di casa ristabiliscono le gerarchie e iniziano a proporsi, prima con Sannito al sesto, potente ma impreciso e sfortunato il giusto per salvare il Chieti. Quindi al decimo lo stesso Sannito apre la strada al tapin di Paris, che regala il vantaggio ai suoi. Due giri di lancetta e tocca a Marianetti esultare per la prodezza dai 10 metri che blinda un match ormai a senso unico. Qualche esempio? 23esimo, Biocca intercetta sotto porta, ma il cuoio incoccia su un beffardo palo. 24esimo, ancora Biocca protagonista, questa volta freddo e chirurgico nel siglare il 3-0. E ce l'hanno Show e in chiusura di primo tempo va di nuovo vicinissimo alla rete con Crescimbello, fermato solamente dal legno. Marsicani in scioltezza, ripresa che inizia però con il gol ospite già al secondo quando Di Muzio calcia di potenza, Longo non trattiene e ad approfittarne è Festa di nome e di fatto, anche se l'esultanza non può che essere contenuta visto l'1-3 parziale. È comunque una buona fase per gli ospiti che ci riprovano al decimo con un pericoloso contropiede di Falco che avrà pure il proverbiale occhio ma Longo ha tempismo e salva. Marsicani ancora negli spogliatoi con la testa e purtroppo anche con il fisico e così Festa fa festa di nuovo al 18esimo quando la difesa castellana non riesce a disinnescare un veloce contropiede teatino. 2-3 ospite e partita addirittura riaperta al palazzetto, ma per fortuna nei restanti minuti non succederà più niente. Dopo partita con Longo, Di Curzio e il direttore generale Piperni. Allora cominciamo proprio dalla dirigenza. A presente dottor Jekyll e Mr. Hyde? Sì, effettivamente abbiamo fatto un primo tempo buono, diciamo buono, non mi voglio sbilanciare. Un secondo tempo dove si deve capire che cosa è successo, se ne deve parlare ovviamente dentro gli spogliatoi con il mister e con la squadra. Irriconoscibile, primo e secondo, due squadre completamente diverse. Due squadre completamente diverse anche perché probabilmente avete preso sotto gamba alla luce del primo tempo insomma l'avversario. Beh, sicuramente siamo scesi, abbiamo avuto un calo di tensione nel secondo tempo, infatti abbiamo regalato due gol, gol mangiato, gol subito, abbiamo rischiato che loro pareggiassero, però l'importante era comunque sia prendere quest'oggi tre punti. Già abbiamo perso diversi punti a inizio stagione e oggi l'importante era portare a casa un risultato appunto. Longo, se non sbaglio non è la prima volta quest'anno che lo Sport Center ha dei cali di tensione. Ma io credo sia dovuto soprattutto da una crescita mentale che noi dobbiamo fare, perché a livello tecnico e sul campo non abbiamo nulla da invidiare a nessuno, perché siamo una squadra che ha fatto due finali consecutive nazionali, siamo sempre stati là sopra insomma, diciamo. Io credo che l'unica cosa che va smossa in questo momento è a livello psicologico, perché noi sul campo stiamo dimostrando che comunque ci siamo, poi diamo un po' di spazio agli avversari quando ci rilassiamo un po' troppo, ecco, dobbiamo crescere a livello psicologico sotto questo punto di vista, cioè dobbiamo chiudere la partita prima e non dobbiamo regalare dei gol come purtroppo oggi è capitato. E Di Curzio, sembra quasi una buttade, un'uscita improbabile, ma le troppe vittorie possono creare anche una certa noia. Perché negli anni voi avete una grande percentuale di vittorie, siete fissi lì su. Beh, sicuramente negli anni passati abbiamo fatto molto bene, poi quando si è abituati a vincere e non si vince più, purtroppo poi i problemi ci sono. Paghiamo anche il fatto comunque per il terzo anno consecutivo appunto abbiamo un nuovo mister, nuove idee, quindi ripartiamo di nuovo da zero, dobbiamo continuare a lavorare per migliorarci e niente. E cercare di andare avanti comunque e raggiungere l'obiettivo, perché l'obiettivo nostro, diciamo, vogliamo giocarci il campionato, nessuno ci dà per favorita, stiamo sempre dietro agli altri, però insomma gli anni passati parlano chiaro insomma, quindi noi ce la vogliamo giocare, ce la vogliamo mettere tutta e ce la vogliamo prendere questo campionato, anche se secondo gli altri noi non siamo i favoriti, però noi abbiamo fama di vittoria e vogliamo appunto riuscire a ottenere questo risultato. Non essere favoriti spesso è un bene.
Beh, sicuramente, poi magari quando sei favorito hai tante pressioni, soprattutto in questi ultimi 2 anni che abbiamo fatto molto molto bene, comunque sia le squadre ti aspettavano, poi quando vinci sempre comunque sia ti vedono, non so, come la più forte, quindi si preparano anche a livello mentale e psicologicamente molto, molto meglio, insomma, quindi questo. Speriamo che, insomma, continuiamo a fare risultati positivi e niente, ce la giochiamo fino alla fine, insomma. Piperni, con 3 società di calcio a 5 a Celano, la Serie B, un'eventuale Serie B, non fa un po' paura? No, assolutamente non fa paura. Noi è il terzo anno che ci proviamo, i ragazzi l'hanno detto, abbiamo fatto bellissimi campionati sempre in vetta. Non parlo a livello tecnico, ma a livello societario, perché le spese sono ingenti. Sì, le spese sono ingenti, però i conti li facciamo e abbiamo altre persone pronte a subentrare. Questo è un anno particolare, ce la metteremo tutta e magari arrivare in Serie B troveremo altri sponsor, altre persone che ci daranno una mano. Qual è secondo voi, secondo te, la vostra rivale, insomma, rivale numero uno in campionato? Vabbè, c'è l'Aquila che insomma è prima, qualche punto in più, posso dire francamente che il campionato si è molto bilanciato, le squadre più o meno sono tutte là. Certo, siamo ancora agli inizi, quindi la differenza si comincerà a vedere comunque dopo Natale. Noi speriamo di arrivare a quella data aggrappati tra i primi posti per giocarcela dopo, verso la primavera, insomma, ci giocheremo il campionato. Al di là di tutti i discorsi che abbiamo fatto, quanti sono stati comunque i meriti vostri e i meriti dell'avversario oggi? Tradotto, la Schieti si salverà, secondo te come l'hai vista? Ah, secondo me alla fine è un'ottima squadra, ci mettono grinta, i ragazzi hanno voglia, quindi secondo me si salverà. Noi pensiamo a noi e niente, è questo. Non vedo l'ora di aspettare l'incontro con il vecchio mister Walter, cioè, Di Domenico. Che oggi era presente. Che ora è già presente qui. Era presente anche Cristian Carpini. A gufare, però lascerà. Tutti a gufare. Tutti a gufare, però lascerà qui i suoi punti e poi mi pagherà anche una cena il mister Walter Di Domenico. Altri 3 punti per la Fenice e classifica che si fa sempre più interessante, anche se alla fine Massimiliano Di Cola preferisce volare basso. Contro il Teramo i marsicani hanno disputato una buona prova realizzando 4 reti, ma mancandone almeno altrettante per un soffio. Qualità delle giocate non eccezionale, d'altronde si tratta pur sempre di una C2, ma di tanto in tanto si sono viste anche buone trame, con un mix tra giovani ed anziani che il tecnico marsicano cerca costantemente di tenere in equilibrio. Si inizia con i padroni di casa che schierano Palumbo, Dosa, Marziale, D'Agostino e Di Fabio. Dall'altra parte troviamo Ippolito, Petrella, D'Alessio, Di Luigi ed Ignazio. 2 minuti di gioco e la prima azione di una certa importanza è di marca ospite, con Di Ignazio che si libera bene per il tiro, ma Palumbo risponde presente e sventa di piede. 3 minuti dopo la Fenice passa per la prima volta con D'Agostino che riceve da Dosa, controlla e insacca rasoterra alla sinistra del portiere. Sull'onda dell'entusiasmo i marsicani sfiorano il raddoppio al 10° con Marziale che di sinistro spedisce il pallone a picchiare di netto contro l'incrocio dei pali. Poi è Di Sante a minacciare la porta di Palumbo con questa puntata che sfiora il bersaglio. Passiamo al 24°, contropiede della Fenice con Paris che conclude in diagonale sfiorando il montante. E dal possibile 2-0 all'1-1 è questione di pochi minuti. L'arbitro assegna un calcio di punizione al Teramo per un fallo commesso al limite dell'area. Petrella calcia forte, rasoterra e per Palumbo non c'è niente da fare. Palla in fondo al sacco. La rete al passivo ha il potere di scuotere i padroni di casa che in chiusura di tempo tornano nuovamente in vantaggio con Marziale che riceve sulla destra e in diagonale fa secco Ippolito che nella circostanza ci mette però molto del suo. Si ricomincia dopo l'intervallo e per una decina di minuti abbondanti non si verifica nulla di importante. Poi al 13° la Fenice mette a segno la terza rete con Marziale che ci prova una prima volta senza fortuna ma alcuni secondi dopo azzecca il sinistro che si rivela imparabile per Ippolito.
Adesso la Fenice agisce spesso di rimessa e al 20° Marziale va via in contropiede e tira, ma la botta risulta troppo centrale e Ippolito riesce ad intercettare. Passa un minuto e su errore dell'estremo ospite per poco D'Angelo non realizza il poker, palla che esce a un palmo dal palo. A seguire vi mostriamo questa azione concitata in area teramana, con Ippolito che fatica a raccapezzarsi per agguantare il pallone che alla fine riesce a trovare tra i piedi di un compagno di squadra. Allo scadere della mezz'ora la Fenice trova la rete del 4-1 al termine di una ripartenza che vede Paris insaccare in diagonale sul tentativo di uscita del portiere. Rete che di fatto chiude la partita. Anche se in pieno recupero, Petrella azzecca un eurogol, insaccando in diagonale sotto l'incrocio più lontano per il definitivo 4-2. Al termine, per le interviste di rito, si presenta solo l'allenatore dei marsicani. Quelli del Teramo sono arrabbiati, ma sinceramente non siamo riusciti a capire con chi e perché. Dopo partita con il tecnico della Fenice, Massimiliano Di Gola. Allora, due vittorie e un pareggio. Mi pare che l'inizio di questo campionato meglio non poteva andare. Oggi è stata un po' sofferta, però il 4-2, per le occasioni che avete avuto, non credo che sia in distruzione. No, noi stiamo lavorando per fare di questo campionato un buon campionato. È un progetto partito l'anno scorso con i giovani. Quest'anno abbiamo inserito Luca che ci dà una mano, quindi porteremo avanti il nostro progetto. Sì, oggi il 4-2 poteva essere anche 4-1, ho pescato un jolly adesso all'ultimo, però per le occasioni che abbiamo avuto non mi sembra il caso di stare qui a parlare e mettere in discussione i tre punti. Senti, andando avanti di questo passo, tu mi dici abbiamo iniziato un progetto l'anno scorso, quindi spazio ai giovani, mi pare di capire, no? Però insomma, quando la classifica si fa interessante, non credo che gli esperti possano essere messi da parte tanto facilmente. No, ma se hai fatto caso, oggi giocava un anziano con tre giovani, usciva un giovane, entrava un altro giovane, usciva l'anziano e rientrava l'anziano, quindi non stiamo mettendo da parte i tre che hanno qualche annetto in più, ma li stiamo sfruttando per quel minutaggio che ci possono dare. Possono fare la differenza se fanno 5 minuti, a 10 già possiamo cambiarli, quindi non stiamo cercando di dare un mix giusto a questa squadra e penso che ci stiamo riuscendo, anche se manca ancora qualche giocatore, manca Di Nicola infortunato e Ali infortunato, quindi altri due giocatori da aggiungere a questa bellissima rosa, quindi quest'anno ci divertiamo. Marziale, io vorrei spendere due parole su questo ragazzo, che la porta riesce a vederla in qualsiasi condizione. Ma Fulvio deve soltanto migliorare mentalmente, perché è un giocatore che può fare la differenza in qualsiasi minuto, ha tanta corsa però la sfrutta male, quindi stiamo lavorando per far sfruttare più possibile le sue qualità. Terza giornata soltanto, quindi è presto per fare previsioni, ma così a occhio e per l'esperienza che hai maturato tu, chi è che potrebbe recitare il ruolo da protagonista in questo girone? Ma guarda, io ho giocato a San Vincenzo la prima di campionato, è una buona squadra, stanno pagando qualcosa perché in pratica quest'anno hanno smesso di giocare a calcio e hanno incominciato con un nuovo mister Catini a esprimere il calcio a 5, quindi si troveranno un po' in difficoltà per questo, perché l'anno scorso hanno fatto i playoff, quindi non è una squadra ultima arrivata. Poi non so, la Costa, non conosco sulla Costa, c'è Nobel Boys che è scesa dalla C1 come noi, queste saranno le squadre da battere. Manca ancora un servizio per chiudere questa puntata di Domenica Sport, ci occupiamo adesso di tiro con l'arco alla palestra della Media Vivenze di Avezzano, c'è stata una gara a carattere interregionale organizzata dalla società Arcieri Arcobaleno. Vediamo il servizio. ...80 concorrenti in rappresentanza di 4 regioni. Alla palestra di Vivenza di Avezzano va in onda
una delle tante manifestazioni a carattere interregionale. Parliamo di tiro con l'arco con Cesidio Chiarilli, presidente della Acciaieria Arcobaleno Avezzano. 3-4 volte l'anno voi ormai siete pronti per organizzare queste manifestazioni. Questa che importanza ha? Questa è sempre la gara interregionale valida per le qualificazioni ai campionati nazionali, per cui è una delle tante manifestazioni che danno diritto ovviamente ai punteggi per la selezione ai campionati nazionali. Che distanza oggi? Oggi è 18 metri perché stiamo al chiuso e normalmente al chiuso si fa l'indoor 18 metri. Però questa palestra consentirebbe anche una distanza maggiore. Certo, l'indoor può essere anche 25 metri come distanza unica, oppure addirittura spesso si fanno delle gare doppie nella stessa giornata sia ai 18 che ai 25 metri, che anche esse sono valide regolarmente per l'accesso ai campionati nazionali. Quanti vostri rappresentanti sono impegnati oggi? Nostri sono 12 tra ragazzi e adulti. In che misura cresce il movimento a carattere locale, regionale e nazionale? Ma diciamo è un movimento altalenante, cresce, poi decresce, poi diciamo che non si riesce a capire, ad avere un'evoluzione continua, non so da che cosa dipende. Per quanto riguarda i ragazzi, spesso nell'età dell'adolescenza lasciano perdere, poi qualcuno riprende, ma diciamo gli adulti sono quelli un po' più stabili. Ma i giovani non danno molte speranze della continuità, per carità, ci sono tanti giovani che partecipano, però poi nel momento della loro vita, l'adolescenza, hanno altri interessi e magari abbandonano. Dove vi allenate di solito voi, Cesidio? Noi ci alleniamo allo Stadio dei Pini per quanto riguarda l'estate, diciamo dal mese di ottobre, di marzo a ottobre, poi da ottobre a aprile abbiamo anche la palestra che è quella del liceo scientifico. Parliamo un attimo di attrezzi. Di solito c'è una evoluzione continua nel campo dello sport, ma non soltanto dello sport, ci sono sempre delle novità. Nell'arco? Nell'arco le novità come tipologia di arco è la stessa, però ecco, si va soprattutto per gli archi un po' più precisi, il compound, si va in una, diciamo, un'evoluzione della tecnologia, e comunque adesso sta riprendendo molto invece l'arco naturale, l'arco nudo, il longbow, dove la gente evidentemente non ama tanto le tecnologie e usa proprio, diciamo, la prestazione personale senza tante alchimie, quindi vuole sfidare la distanza con mezzi propri. Prima si gareggia qui in questa palestra, ma normalmente nel tiro con l'arco, poi però ci si deve rifocillare perché insomma la giornata è bella lunga e ogni volta la società che ospita deve provvedere al pranzo. Ecco, che parte occupa questo impegno per voi? Dunque, questo è uno sport, diciamo, non a livello, diciamo, si fa per passione, è uno sport sano, e quindi il ristoro è d'obbligo, in qualche modo è un modo anche per incontrarsi, per stare assieme, socializzare, e quindi è una, tra una gara e un'altra, perché normalmente in un giorno se ne fanno due di gare, c'è questa pausa che è anche bella, dove c'è questa socializzazione fra persone appassionate dello stesso sport, che in qualche modo è importante per avvicinare anche diciamo, non dico le culture perché bene o male ormai siamo regioni vicine, però tutto sommato scambiare le proprie opinioni e quindi cercare di aiutarsi anche nello stesso sport con dei consigli e con altre tematiche di qualsiasi tipo. E allora andiamo un po' a curiosare che cosa hanno o stanno preparando le signore addette alla cucina, perché loro hanno il compito più gravoso sicuramente. Allora, che cosa avete preparato, signora, per oggi? Allora, per oggi c'è insalata di riso, abbiamo approfittato perché le giornate ci sono amiche, c'è il sole ancora, quindi qualcosa di fresco, insalata di riso e poi per secondo un po' di affettato. Saranno sufficienti per tutti perché mi sembrano persone di buon appetito. Buona forchetta, no, in realtà ne abbiamo per tutti, anzi, in genere avanza sempre. Quando avete incominciato a preparare? Ma diciamo loro, io sono un po' dell'ultimo secondo, 2-3 giorni prima, insomma si comincia a fare la spesa, a preparare le cose, io sono arrivata adesso, sono una mano adesso. I dolci, perché ho visto che c'è anche la parte riservata ai dolci, no? Non vi fate mancare niente, ma sono locali o... Sono tutto
fatto in casa, noi non compriamo niente, prepariamo sempre tutto noi, quindi sia il dolce che il salato, perché poi ad ogni break mettiamo un po' di dolce e un po' di salato per far rifornire questi nostri arcieri. Ma c'è qualcuno che se li infila pure in tasca alla maniera di Totò? Io non ne abbiamo mai visto, ma... Però non lo escluderei, data diciamo la stazza interessante di alcuni arcieri, non lo escluderei. È una cosa che succede. Mangiano di più i maschi o le femmine? Beh, diciamo che se la contendono questa cosa, se la contendono. Però... Di quello che preparate, che cosa che gradiscono in maniera particolare? Allora, in maniera particolare gradiscono molto pasta e fagioli, quando è il periodo invernale, insomma, che fuori è freddo, gli piace molto la nostra pasta e fagioli, un piatto caldo fa sempre piacere, insomma. Mica scemi, ragazzi. No, infatti. No, ma è uno sport molto sociale, che ha questi punti di contatto e di incontro fra le persone, che insomma si differenzia un po' dagli altri sport che di solito sono più asettici da questo punto di vista. Mi viene da pensare che faticate più voi che questi che stanno tirando. Indubbiamente, indubbiamente. Infatti siamo già proiettati a questa sera, così la nottata, insomma, ci riposiamo un pochino. Siamo arrivati alla conclusione anche di questo ennesimo numero di Domenica Sport. Adesso diamo il solito sguardo al programma calcistico della prossima settimana. Sia nel campionato di Serie D che in quello di Eccellenza e di Promozione ci sono diversi turni infrasettimanali. Questa volta tocca al campionato di Eccellenza e a quello di Promozione. In Serie D invece si giocherà regolarmente domenica 4 di novembre. In quella circostanza l'Avezzano ospiterà il Francavilla. E adesso passiamo al campionato di Eccellenza. Il primo di novembre c'è il turno infrasettimanale, come abbiamo detto. In quella circostanza il Capistrello giocherà in casa contro la Miternina e invece il Paterno giocherà fuori casa contro il Chieti. Si tornerà a giocare il 4, domenica 4, Capistrello fuori casa contro il Cupello, Paterno in casa contro lo Sfoltore. Stessa cosa per quanto riguarda il campionato di promozione. Il 1 di novembre Montorio Angizia Luco, Mosciano Sportland Celano e Sante Gidiese Pucetta, quindi tutte e tre fuori le formazioni marsicane. Domenica 4, tutte e tre in casa, l'Angizia Luco contro il Fontanelle, il Pucetta contro il San Gregorio e lo Sportland Celano contro la capolista Castelnuovo. È tutto anche per questa puntata, vi ricordo l'appuntamento con Tutto Calcio in onda domani sera alle ore 21, quindi appuntamento domani. Per quanto riguarda invece Domenica Sport, ci sentiremo domenica 4 di novembre. Grazie per la cortese attenzione, arrivederci alla prossima settimana.